Amo gli eventi, fiere, saloni, sono momenti di confronto tra appassionati. Parliamo della Fiera della Fotografia che si è tenuta in una struttura fantastica. Ne voglio parlare con ordine perché ci sono tantissimi aspetti e questo video in particolar modo vuole essere una sorta di dietro le quinte, cioè tutto quello che in qualche modo non ho potuto dire e non ho detto nel video che ho pubblicato ieri, perché altrimenti sarebbe stato chilometrico, ma in questi due giorni sono state acquisite tantissime informazioni. Amo questi momenti, quindi questi momenti seri, pubblici, perché sono momenti di confronto, momenti nei quali si possono testare le macchine fotografiche, si può parlare con operatori di settore, si può parlare, poi io sono anche un po' a metà tra un operatore di settore e un appassionato, ma sono sicuramente appassionato, si può parlare con altri appassionati e quindi raccogliere anche le loro idee. Tutto questo è stato fantastico, si è realizzato nella una struttura incredibile che è a Marcianise, è la Uno Expo che realizza poi tantissimi eventi durante l'anno. Io sarò coinvolto probabilmente in un evento a settembre, quindi è una ovviamente poi lo saprete perché sui miei canali sapete tutto, e quindi quest'è. Io la prima cosa è proprio quella della sede, dell'evento, di come è stato organizzato, dell'affluenza, tantissime persone, ma questo fatto non solo mi fa comprendere che sia stato organizzato bene, ma mi fa anche capire come questo popolo degli appassionati si muove in una direzione che poi è molto forte. Gli appassionati alla fotografia sono veramente tanti e stanno aumentando, e parliamo un po' di loro e un po' delle scelte dei brand. Prima però di affrontare i brand, io vi devo dire tantissime idee che ho avuto lì, che sono la prima, quella della maglietta, quindi una t-shirt, di una felpa, di un cappellino con like preventivo e il QR code del canale, perché è una cosa che mi contraddistingue, cioè chi mi segue lo sa, io ho più idee di tempo, e quindi questa cosa ovviamente per me è un dramma esistenziale, il fatto che abbia poco tempo per organizzare le idee che ho. Sono convinto che se riuscissi ad avere più tempo io avrei più idee, questa cosa non è un bene. Allora, quindi sicuramente questo. A un certo punto mi sono trovato sommerso tra persone che seguivano il canale, mi ha fatto piacere perché poi è stato un momento anche di confronto con loro, quindi di opinioni anche rispetto a quello che faccio. Però tante persone simpatiche, perché poi tendenzialmente il fotografo è una persona, un soggetto, un individuo che ha una mente aperta, che è un curioso, quindi ci siamo trovati su tanti aspetti, però organizzato bene, comunità di appassionati che continua a crescere, mi fa piacere. E veniamo poi a quello che secondo me è il primo punto che mi lascia perplesso dell'orientamento poi che stanno seguendo un po' tutti i brand: macchine molto 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 evolute, macchine molto specialistiche che permettono di fare tante tante cose, però questo vuol dire anche abbandonare un po' quella nicchia di persone che si potrebbero avvicinare alla fotografia e che ovviamente non iniziano da una macchina iperspecialistica. È quasi la mia sensazione, come se si stesse creando una sorta di buco tra lo smartphone, che è un oggetto che nasce per altri scopi ma che evidentemente permette anche di fare fotografie e fotografie di qualità, io non ho nulla contro lo smartphone, però poi la macchina ultra specialistica che magari permette di fare avifauna con caratteristiche particolari, però quella nicchia che poi permette di avvicinare chi ama, chi pensa di poter amare la fotografia e che si vuole avvicinare con prezzi accettabili, ma magari non con tutte le funzioni che una macchina fotografica deve avere, quella nicchia sta venendo in qualche modo meno. E questa cosa io ne ho avuto anche conferma con i prodotti che ha presentato, per esempio Fowa di Panasonic, dove c'erano lenti professionali e c'erano corpi professionali, però per esempio anche se la GX9 è uscita, non è più in produzione, non è più in distribuzione, non c'erano le altre macchine piccole, una tra tutte la G100, che invece poteva essere come vlog camera un'alternativa attenta a Sony. Sony ha portato, diciamo, tutta la sua gamma, devo dire molto ampia, con obiettivi, e andavano via in prova ovviamente gli obiettivi specialistici, quelli pro, quindi quelli per operatori di settore, però
la linea anche economica era comunque anche in quel caso un po' dimenticata. Questa cosa non riguarda però soltanto Sony e Panasonic, riguarda un po' tutti. E questo fatto secondo me non è un bene, perché l'idea poi di voler prima di tutto avvicinare potenzialmente appassionati ancora non lo sono perché magari non hanno provato, ma che vogliono avvicinarsi al mondo della fotografia, sicuramente quelli non iniziano da una macchina specialistica. Vero è che una macchina di 3.000 euro è una macchina che fa fare un fatturato notevole, e per arrivare allo stesso fatturato con macchine da 500 euro ce ne vogliono 6. Quindi noi immaginiamo che nella realtà poi la logica del fatturato è un po' quella che sta facendo creare, progettare macchine sempre di livello più alto, a discapito poi delle macchine che invece sono per un entry level sano, quindi non con tutte le funzioni avanzate, ma che poi hanno la caratteristica di essere flessibili e di poter introdurre qualcuno, un appassionato teorico potenziale nel mondo della fotografia. Secondo me questo è un po' il grande limite di fronte al quale poi noi ci troviamo attualmente, ed è un limite strategico, perché a me farebbe piacere avere clienti e quindi fidelizzarli con macchine entry level e poi dopo specializzarli con macchine che hanno usi differenti, mentre invece si ha la tendenza a produrre e progettare macchine di valore molto molto alto, e così ovviamente come le camere, così allo stesso modo anche gli obiettivi. È ovvio che ho avuto un occhio particolare ed è un'altra sensazione, tutte quelle che sono poi strumenti per la creatività, nel senso che la miniaturizzazione, nuove tecnologie permettono di fare cose differenti. Io devo dire, su questo canale per la maggior parte seguito da fotografi di strada e da fotografi amatoriali, che per me sono fotografi autoriali, quindi che devono cercare variabili creative differenti, molto interessante per esempio è il discorso di Zhiyun sul luci, quindi su sistemi di illuminazione, e voglio realizzare un video specifico, sistemi di illuminazione nella street photography, perché secondo me può essere nella realtà una cosa che veramente crea una differenza. Strumenti per la creatività, così come c'erano tantissimi strumenti per la comodità, e quindi io devo dire tutti i sistemi di portabilità, e quindi dagli zaini fino alle cinghie che erano da polso, oppure quelle addirittura doppie, quindi proprio veramente importanti, c'erano oggetti fantastici. Quindi io devo dire la verità, il mondo della produzione sta generando sempre cose che sono sempre più per nicchie specifiche e che possono andare bene. Però mentre l'accessoristica è anche un'accessoristica easy, e quindi che può in qualche maniera avere dei suoi gadget che possono andare bene per il mondo di chi si avvicina, sulle camere questa cosa l'ho trovata veramente molto difficile. Molto interessante tutto il mondo della stampa, e questa cosa è un'altra attestazione, anche perché erano gli stand poi che avevano maggiore visibilità, posizionati in una maniera particolarmente buona, quindi c'era un'ottima affluenza. Io ho intervistato Davide della Digigate e faremo con loro tantissime cose. Una delle idee, la realizzazione di un workshop che vada dal bianco e nero fino alla stampa, quindi io inserirei anche una modalità fotografica, perché il bianco e nero si aggancia al modo nel quale noi cerchiamo la luce e lo intrappoliamo nelle nostre macchine, quindi lo catturiamo nelle nostre macchine. Quindi molto buono, molto valido questo concetto della stampa, che era dedicato in maggior parte, poi con tutta la parte di album e di fotolibri, alla parte specialistica, possiamo dire, dei matrimonialisti, ma che dall'altro lato aveva poi anche un seguito tra gli appassionati che sono curiosi di sistemi di stampa, e quelli della stampa in house secondo me possono essere sistemi particolarmente interessanti proprio per noi, quindi per chi vuole in qualche maniera migliorare attraverso la stampa. Quindi interessantissimo questo. Cosa i rumor e quindi i sentimenti che escono? Non è detto che uscirà a breve la GR4. Allora, non è detto che uscirà a breve, perché probabilmente Ricoh
sta pensando ad un qualche cosa di differente. È anche nell'idea la GR4, però vedremo, perché probabilmente sarà un qualche cosa, potrebbe essere a lenti intercambiabili. Allora, questa cosa è ovviamente una sensazione, però è una sensazione che sta diventando sempre più pesante, quindi una Ricoh differente, pensata probabilmente per sempre per una fotografia di strada, che abbia, mi auguro, sempre quei costi di accesso e che quindi sia un qualche cosa di leggermente differente rispetto a quello che già abbiamo con la Ricoh GR3. Io mi auguravo, ma mi auspicavo per questi, per gli appassionati, una GR3 con lo schermo tiltabile. È una cosa che secondo me nella street è molto importante, è una macchina che nasce per la street, quindi poteva essere un plus, ma ci vuole ancora un altro pezzettino, un altro tempo. Nessuna notizia sulla GX10, perché l'orientamento è quello di fare macchine importanti, quindi nulla di fatto. Saremo a vedere, perché probabilmente si sta parlando anche di una convergenza tra la GX10 e la G100 Mark II, quindi un unico prodotto che sia orientato al mercato vlog, quindi video più o meno leggeri come quello che sto realizzando io ora, e street, perché sono comunque macchine di peso contenuto. Detto questo, io vedrete i prossimi format che secondo me saranno interessantissimi. Finisco con voi, vado a parlare con uno dei prossimi format, ecco, mettiamola così, dove in qualche modo ci sarà poi anche la possibilità di approfondire poi in questi format nuovi che usciranno anche altre informazioni. Mi piacerebbe avvicinarmi di più al mondo video, che è una cosa che ci sono tantissimi appassionati che in qualche maniera stanno andando anche in quella direzione, ma mi fa piacere avvicinarmi al mondo della distribuzione, quindi sarà una delle cose che troverete come novità su questo canale. Detto questo, ovviamente la Uno Expo e la Fiera della Fotografia è uno degli eventi, ma eventi di fotografia ce ne sono tanti. Io vi ricordo che noi stiamo organizzando a Sanremo lo Street Festival, già fatto l'anno scorso, è alla seconda edizione, quindi tantissimi saranno gli appassionati di street e tantissimi saranno quelli che in qualche maniera poi ci verranno a visitare, anche perché abbiamo organizzato secondo me una serie di photo experience. Da qui è tutto, io ora vado a vedere cosa dobbiamo fare. Ragazzi, fatemi sapere i commenti rispetto alle idee, datemi informazioni su quello che pensate relativamente a questa notizia data della GR, della Ricoh e della GX10, che probabilmente convergerà con la G100, e in tutti i casi di quello che poi è stato accennato in questo video di Dietro le Quinte, che non è stato detto lì. Io vi saluto, perché credo che siamo andati già oltre, voleva essere un contenuto leggero, 13 minuti e 11, voleva essere un contenuto leggero. Se ti è piaciuto questo video, parlane con gli amici di questo canale, perché mi fa piacere, arrivate, cioè, perché poi è sempre bello quando cresce tutto. Quindi scrivetemi, commentate, mettete like, fate tutte le cosettine belline che ovviamente fanno piacere a uno come me. Questo aprile sarà tosto, quindi vedrò di preparare un po' di contenuti, e probabilmente oggi mi metto proprio al lavoro per questo, quindi così dedicherò il giusto spazio a tutti quanti voi. Un abbraccio a voi, alle vostre famiglie, alle vostre macchine fotografiche, a chi conosco, a chi non conosco, a chi... Ragazzi, è stato bellissimo. Vi ringrazio e vi saluto, a presto.